Buongiorno, io sono Tatiana Crivelli, sono ordinaria di letteratura italiana al Romanisches Seminar dell'Università di Zurigo e sono anche direttrice dello stesso istituto. Quest'anno il nostro seminario festeggia 125 anni dalla sua nascita. Si trova in un edificio stupendo dell'architetto Semper e appunto da 125 anni riunisce sotto questo tetto, molto elegante diverse discipline. Che cosa insegniamo qui? Qui insegniamo tutte le lingue cosiddette neolatine o romanze, in materie principali come l'italiano, il francese, lo spagnolo, in materie minori come minori nel senso di quantità e ovviamente non di prestigio o di qualità, come il retoromancio, il portoghese, ma attraverso una serie di corsi offerti in maniera trasversale anche lingue minoritarie tra le lingue romanze, come il catalano, il rumeno, il sardo, eccetera. Questa varietà contraddistingue il nostro istituto e il programma che abbiamo messo insieme per questo anniversario dovrebbe rispecchiarla appieno. Io mi auguro che abbiate modo di venire a trovarci e di sperimentare direttamente la nostra diversità linguistica, culturale e anche di metodo. A questo scopo, tra le molte attività che vedrete elencate nel programma, vi posso segnalare ad esempio la settimana delle porte aperte. Chiunque è benvenuto e benvenuta ai nostri corsi quando vorrete e la settimana avrà luogo, ora controllo, dal 6 al 10 maggio. Il giubileo, così lo chiamano nella Svizzera tedesca in relazione a questo numero un po' particolare del 125, si concluderà il 6 di dicembre e avremo una illuminazione di questo magnifico edificio da parte di Gerry Hofstetter, un artista delle luci molto rinomato. Avremo la presentazione di un libro, una miscellanea sulla storia del nostro istituto e varie altre sorprese. Nel nostro programma, appunto, ci sarà spazio per conoscere la ricerca, per conoscere le modalità dello studio, per conoscere le persone. Avremo studenti, dottorandi, studentesse, professori, professoresse, tutti ad interagire in varie occasioni. Ci sarà modo di entrare nella nostra magnifica biblioteca, che è la terza più grande dell'università, con oltre 200.000 volumi e anche collezioni particolari. Ci sarà modo di festeggiare con la notte del racconto degli studenti e molte altre cose. Ci si potrebbe chiedere che senso abbia oggi studiare una disciplina come la letteratura italiana o in generale organizzare la propria formazione attraverso un percorso di studi umanistici, dato che sempre più spesso la nostra società richiede di avere una formazione in materie più immediatamente spendibili sul mercato. E intanto credo bisogna sfatare un mito, cioè che questa formazione non sia utile sul mercato, al contrario. Le statistiche dimostrano che i nostri laureandi, le nostre laureande trovano, esattamente come appunto chi ha studiato altre discipline, un impiego, una collocazione, molto spesso una collocazione nel mondo del lavoro assolutamente conforme a quanto hanno studiato. Semplicemente forse ci vuole o può volerci un periodo un pochino più lungo dopo la laurea. Dopodiché ritorniamo appunto agli stessi livelli di occupazione. Ma non solo. Le nostre discipline sono delle discipline che formano persone con delle qualità molto richieste sul mondo del lavoro. Sono persone flessibili, capaci di affrontare criticamente il mondo che sta attorno a loro, proprio perché hanno imparato a leggere criticamente i testi, perché hanno imparato a confrontarsi con quello che viene loro detto e l'hanno imparato a fare in maniera appunto consapevole. Queste persone flessibili, sono persone che hanno delle qualità e delle competenze che il mondo del lavoro oggi ricerca e ricerca in maniera chiara.